Sicuramente c'è speranza. E anche il libro di Fabrizio termina con questa bella apertura alla speranza, no? Infatti è di quello che mi ha colpito di più, la lettura che fa Fabrizio mettendosi da un'altra parte, proprio, nel sentire altre ragioni, a volte importante. A me mi capita per il mestiere che faccio di stare spesso vicino alle altre parti, no? Quindi di sentirle e di sentire dall'altra parte le ragioni. E a volte sembra che c'è ragione, no? Faccio un esempio, una volta fui chiamato a benedire un basso, no? Dove notoriamente si spacciava il fumo per quella strada, dove ci sono quasi una decina di famiglie, diciamo, che intorno a questa attività hanno costruito impresa, hanno fatto un'impresa. E quindi a un certo punto, andando a benedire un basso che era sfondato col basso a fianco, eccetera, eccetera, a un certo punto mi pregarono la signora con molta semplicità, perché in effetti poi è semplice i livelli, no? Mi chiedeva gentilmente se potevo benedire anche dove si vendeva la droga, perché giustamente era omologata un'attività. Io facevo finta di non capire, no? E allora dicevo, dove sta il gabinetto? Benediciamo i gabinetti, forse è meglio. Dicevo, guardando, ma è un'attività, ma se lo usa l'umiere, se è un'altra cosa, cioè semplificò in maniera proprio estrema, cioè, non avvertiva un disagio morale e quindi implorava la benedizione di Dio su un'attività che è un'attività che basta. Cioè veniva letto in questo modo, come penso tutti quanti noi quando eravamo più piccoli non ci siamo posti un problema etico, soprattutto di fronte al contrabbando. Mia zia vendeva i sigarette, cioè non era un problema se andava a comprare le sigarette a mia zia, che non era tabaccaio certamente, no? E quindi vivevamo in maniera molto semplice. Mi ricordo negli anni 70, avevo i miei 18 anni, e ho abitato per 2 anni a Torre Annunziata, dove c'era un mercato fiorente anche delle sigarette. E dove ci stavano, in una piazzetta come questa sotto il mio balcone, parcheggiate sempre, proprio sempre, ma non è che erano nascoste, erano 6 macchine, quei 124 della Fiat enormi, no? Dove mettevano le casse di sigarette, che erano segnate anche con, a seconda la banda, un bicchierino, licchine, disegnate sopra, niente di particolare, erano accatastate lì e uscivano soltanto per fare quel servizio, ma non stavano al coperto in una situazione. E quando stavamo a Torre era noto a tutti che i telefoni stavano fuori posto della polizia e della finanza, che non si doveva, non si poteva intervenire. Dico questo per dire che quando certi fenomeni, soprattutto questo delle sigarette chiaramente, no, sono così diffusi, così vasti come numeri anche di persone, al punto da portare dei problemi ai sindaci della città di Napoli, ai prefetti, il problema è come risolvere questi problemi. Fabrizio lo dice alla fine, no? L'estrema ratio è la repressione, e in questo lo condivido pienamente, perché è veramente l'ultima ratio. Anch'io mi rendo conto che quando vado in qualche vicolo, come a Vicolo Canale, vedo tutta quella gente che, tra virgolette, lavora. Io sì, penso che bisogna reprimere, bisogna ostacolare, però poi dico, però dobbiamo trovare 15 posti di lavoro, cioè bisogna sempre porsi il problema che è il lavoro il vero problema. E allora, se non riusciamo a costruire questa nostra speranza, che non si baserà certamente sulla repressione, perché sappiamo che sono le estreme razze che non servono a risolvere in radice il problema, perché ritornerà in altre forme, si muta ma ritorna sempre. Il problema è costruire una vera alternativa a quello che è il terreno. Cioè la camorra è un sistema territoriale, locale, forte, importante perché è legato al territorio e perciò ha una sua vitalità, ed è importante perché risponde ai bisogni del territorio, e questa è la sua forza, no? Allora noi bisognerebbe, come società civile, riuscire a rispondere ai bisogni del territorio. Quando si è risposta a quei bisogni non si creano delle forme astruse o strane, o che poi dobbiamo chiamare non legali, chiamare per forza in causa quella che è la repressione. Quindi mi piace la lettura vista da un'altra parte, no? Dove io spesso mi trovo a viverla in questa modalità, e mi piace anche l'utilizzo di Filippo alla fine, quando ci parla di questa speranza della nottata che passa, no? E di questa bambina che sappiamo non si vede nella commedia, ma sta in un'altra stanza, che è proprio la nostra città che ha bisogno di qualche medicina particolare, perché la notte certamente passerà. E noi abbiamo poi un ruolo, perché mi piace il discorso che deve passare la nottata, però nella nottata noi abbiamo un ruolo che è quello di forzare l'aurora. Questo ci spetta, perché se dobbiamo soltanto stare con le mani sulla pancia aspettando che schiari giorno, io non penso che schiara facilmente il giorno, no? Sant'Agostino, che è uno che ne capiva di speranza più di me, diceva che la speranza è fatta da 2 cose. La prima cosa è lo sdegno,
E fin qua tutti quanti ci siamo, ci sdegniamo facilmente, facciamo le nostre sparate. Ma la seconda, diceva Sant'Agostino, è il coraggio di cambiare. E quindi i presupposti perché l'alba venga, perché il giorno venga subito, presto, il forzare la speranza, l'aurora, scusate, è per noi indispensabile. E noi come città dobbiamo fare in modo che, una volta che ci siamo sdegnati abbastanza, abbiamo sfogato dentro le nostre cose, dobbiamo organizzarci per forzare l'aurora, altrimenti la notte non passa, ve l'assicuro, perché non c'è una medicina magica, c'è bisogno che noi passiamo operativamente a riempire quegli spazi che permettono alla cosiddetta camorra, che è un sistema logico, un sistema forte, un sistema che si nutre del territorio, a riempire il territorio. Io sono il parroco alla sanità, tutto quello che è il mio lavoro è un lavoro da camorrista, perché in effetti è un lavoro delimitato in un territorio dove in effetti cerco di ascoltare, di rispondere al territorio, e a volte ci penso, no? Cioè, se ci pensate è solo perché sono prete, ma in fondo la modalità di approccio e anche a volte certe risposte, sono risposte tipiche di questo sistema antico che trova spazio. Anch'io purtroppo devo fare delle cose in supplenza allo Stato. Certo non mi metto a vendere la droga e sigarette, diciamo, però diciamo, anch'io in fondo devo coprire degli spazi e quindi divento molto simile a certe persone che vanno a dare delle risposte. E quello che avvertivo nel libro era comunque la necessità di smuoverci tutti noi a far passare la nottata e a interessarci di creare e di riempire quegli spazi che hanno creato queste situazioni, che possono sembrare strane, forse a chi le leggerà, gli amici da Milano le leggeranno stranissime, e questo è apprezzabile, lo sforzo suo di far comprendere l'altra voce, l'altra ragione per la quale certe cose ci troviamo a viverle da noi e diventano letteratura strana per noi napoletani quando ci leggono da fuori. Quindi lo ringraziamo anche per questo sforzo enorme di far comprendere questa voce, questo sentivo di dire. Chiaramente non è che vogliamo esaltare nessuno, quello che è il male, però dovremmo preoccuparci di una sola cosa, lo dico da prete perché è mestiere mio, no? Cioè, c'è l'uomo al centro di ogni situazione, anche in queste situazioni così diffuse, drammatiche, che sono state fotografate quali il contrabbando, c'è l'uomo al centro, e quindi è quello che a noi interessa a prescindere da tutte le altre cose. E quindi per certi versi è stranissimo sentirlo, no? Fa sorridere a volte, ma in fondo lui si preoccupa dell'uomo, è quella la chiave nella soluzione anche eventualmente del problema. E noi dobbiamo approcciare così. Certo, una risposta soltanto repressiva non è una risposta che nutre o fa crescere l'uomo.